giudicate anche le immagini che vi stiamo per far vedere, che sono penso esclusive nostre, nel senso che si è parlato molto dell'episodio che è avvenuto questa mattina alla Camera. Un parlamentare, un deputato dell'Italia dei Valori, Barbato, si presenta in aula con un sacchetto dell'immondizia, quelli che abbiamo visto anche negli scorsi servizi dei rifiuti di Napoli. Redarguito una, due volte dal presidente dell'Assemblea, da Gianfranco Fini, si rifiuta di riporlo finché non viene espulso. Per la verità, come vedremo nelle immagini, nel disinteresse del resto anche dei suoi colleghi di partito. Quello che non si è visto è quello che succede dopo. Vediamo. Aula di Montecitorio, in mattinata si discute il disegno di legge Gelmini sulla riforma dell'università, ma il deputato dell'Italia dei Valori, Francesco Barbato, insiste per prendere la parola sull'emergenza rifiuti in Campania ed esibisce il classico sacchetto di immondizia per protestare contro il governo. Il tutto mentre i suoi stessi colleghi di partito, distratti da altro, non sembrano dare molto peso a quanto sta avvenendo. Immediata però arriva la reprimenda del presidente Fini. Onorevole Barbato, la prego di uscire dall'aula. La prego di uscire dall'aula. A questo punto, come da regolamento, le telecamere, compresa la nostra, devono interrompere le riprese. Ma noi siamo entrati in possesso di questa sequenza. L'onorevole Barbato esce dall'aula scortato dai commessi e quando passa sotto i banchi del centrodestra scoppia un parapiglia. Non si vede un granché? Proviamo a ingrandire il tutto ed ecco spuntare qualche colpo proibito che si abbatte sulla testa del deputato dell'IDV. Uno, due, tre, quattro buffetti o sberle, difficile dirlo, a colpire un altro parlamentare vanamente frenato da un commesso, mentre dai banchi del PDL vola anche qualcosa, carta pallottolata probabilmente. Barbato denuncia le schiaffe e soprattutto parla di un forte colpo all'occhio sinistro. Nel pomeriggio, mentre il deputato va in ospedale per accertamenti, il parlamentare del PDL Carlo Ciccioli si autoaccusa. È lui l'uomo corpulento che allunga la mano verso il collega espulso. Eccolo fornire la sua versione dei fatti. L'onorevole Barbato punta un po' alla provocazione e immaginifico, a metà tra l'isterico, il manipolativo, il teatrale. E espulso dalla camera, l'ho accompagnato con un buffetto affettuoso sui capelli, a una lunga capigliatura. E l'onorevole Barbato ha denunciato un grave problema sanitario, si è fatto portare poi in ambulanza al Gemelli per vedere quali fossero le sue condizioni. Ironicamente ho detto che sta bene in salute, non ha niente, perché in effetti non ha niente, è in giro poi è tornato per i corridoi, però ci sono conseguenze psichiatriche del caso. Ho detto che secondo me i medici hanno rilevato un disturbo di personalità di tipo steroide, una specie di disturbo schizotipico, e che purtroppo esercita in aula. Ma non è la prima volta che Francesco Barbato resta coinvolto in una rissa a Montecitorio. Già il 7 luglio scorso, durante la discussione sul disegno di legge Meloni sul finanziamento alle comunità giovanili, al termine del suo intervento viene aggredito da deputati della maggioranza. In quell'occasione a uscirne malconcio fu l'occhio destro. Allora, onorevole Barbato, diciamo che mese dopo mese lei sembra sempre più quel personaggio dei caroselli, dei vecchi caroselli, Gianni dei Brutos, nonostante gli schiaffi che ti sei preso è sempre una buona cera. Sì, perché anche stamane ho esposto simbolicamente un sacchetto della spazzatura che è solo uno dei 6 milioni di sacchetti. Sì, potevamo toglierli tutti. Dovremmo toglierli tutti perché per rendere più vivibile, per far affliggere di meno i napoletani e i campani. Ed era questo il mio intento, cioè portare il Parlamento ed il Governo ad attenzionarlo, a far discutere e decidere sull'emergenza rifiuti, che questo è il problema, questa è la mia politica, la politica concreta sulle cose concrete che riguardano i cittadini. Ebbene, mentre facevo questo tipo di proposta politica, perché la mia era un'iniziativa politica concreta. Vabbè, ma l'ha espulso adesso, giusto? Il Presidente della Camera ha ritenuto che non si dovesse parlare di emergenza rifiuti, ma che doveva essere espulso dall'aula. Non solo, ma addirittura sono stato accompagnato nel corso dell'espulsione da alcuni parlamentari del PDL che mi hanno letteralmente aggredito, messo le mani addosso. Insomma, se tu fai una politica con la quale cerchi di affrontare i problemi di questo paese, le risposte sono la violenza, oppure come ha detto ieri sera il Premier, non è nulla vero, è tutta una mistificazione. Insomma, si cerca davvero di nascondere la spazzatura sotto il tappeto, ma
Io penso che dobbiamo insistere e fare ancora di più sull'emergenza rifiuti in Campania. Oh, detto questo però, dice, neanche tanto tra le righe, il suo collega che l'ha accompagnata, diciamo, più o meno soavemente all'uscita, che lei stava benissimo. E devo dire la verità, da osservatore, avendola a un metro di distanza, non la vedo in una situazione di particolare disagio, se posso permettere. Beh, per la verità, lui dice che mi ha accarezzato con qualche schiaffetto, perché la violenza dovrebbe essere quantificata, se maggiore o minore, ed è il motivo per il quale il Policlinico Gemelli di Roma nel referto mi dà 7 giorni di guarigione per trauma oculare e per contusioni multiple. Insomma, è mai possibile che in questo paese... Confermo che c'è scritto proprio questo. È mai possibile che in questo paese chi vuol decidere, vuol governare, dare risposte ai problemi degli italiani... Ma perché le prende sempre queste risposte? Perché le prende perché sempre sono lei? Sono uno che vive nei territori tra i cittadini. Sabato sarò a Chiaiano e lunedì ho preteso... No, non facciamo il no, no, ho preteso che il partito stesse tutto a Napoli lunedì prossimo per dire che cosa bisogna fare per risolvere l'emergenza rifiuti in Campania, ma soprattutto che cosa non bisogna fare sui rifiuti e su di lei anche. Allora, grazie Barbato per la sua testimonianza e per il referto che ci ha portato. C'è una notizia che viene dal mondo